uccelli del tuono sono esseri mitologici presenti in molte culture native del Nord America, soprattutto tra quelle delle grandi pianure, quelle del Midwest e quelle della costa a nord-ovest. Pur avendo nomi e caratteristiche che variano da tribù a tribù, i Thunderbird presentano dei tratti ricorrenti. Vivono tra le nuvole, sono associate alle tempeste e ai temporali, generano i tuoni scuotendo le ali e i lampi scaturiscono dai loro occhi. I Lakota li chiamano Wakinian, parola composta da Wakan, sacro, e Kinian, alato. John Firelame Deer, uomo sacro dei Lakota, ne fornisce una descrizione molto bella e poetica. Quando cerco di descrivere gli uccelli del tuono, non riesco a farlo bene. Un volto senza lineamenti, una sagoma senza forma, artigli senza zampe, occhi che non sono occhi. Di tanto in tanto, qualcuno dei nostri antichi uomini sacri riuscì a scorgere questi esseri in una visione, ma vide solo una parte di essi. Nessun uomo, nemmeno in sogno, è mai riuscito a vederli per intero. Chissà come sono fatti veramente gli uccelli del tuono. Voi sapete come è fatto il vostro Dio? Tutto quello che sappiamo è ciò che ci hanno raccontato gli antichi, quello che le nostre visioni ci dicono. Le loro dimensioni sono gigantesche. Secondo alcune leggende, la loro apertura alare è pari a due canoe allineate. Secondo altre, un uccello di questo tipo sarebbe in grado di stringere tra gli artigli acuminati un'orca assassina, con la stessa facilità con cui un rapace è in grado di ghermire un roditore o un piccolo pesce. Nei racconti di molte popolazioni si narra di come questi mitici esseri alati abbiano sconfitto e sterminato i loro terribili nemici, che i Lakota chiamano Unketila, e i Cherokee Uktena, giganteschi serpenti acquatici dotati di corna, dal corpo grande quanto un tronco e dal fiato pestilenziale, al punto da risultare mortale. Una sorta di versione nativa dei draghi europei e asiatici. In seguito alla lotta con gli esseri tonanti, questi rettili mostruosi scomparvero per sempre dalla terra. Gli uccelli del tuono rappresentano una parte importante del folklore nativo e rivestono un ruolo di grande sacralità, al punto che i Lakota erano soliti giurare su di essi per porre fine alle contese. La loro essenza è di natura ambivalente, esattamente come quella dei tuoni e dei lampi. Per un verso sono portatori di luce come i lampi, per altro sono spaventosi e terribili perché i fulmini possono anche uccidere. Non a caso, i Lakota rappresentano il fulmine con uno zigzag che terminano con una punta biforcuta, ornata dalle piume dei Wakinian. La duplice estremità rappresenta proprio la natura duplice di questo elemento e degli animali mitologici ad esso associati. Per i nativi, il contatto con gli esseri del tuono avveniva soprattutto nei sogni e nelle visioni. Tra i Winnebago, ad esempio, chi sognava l'uccello del tuono era destinato a diventare un capo di guerra. Per i Lakota, invece, chi vede in sogno un uccello di tuono, oppure sogna altri esseri a loro spiritualmente connessi come i cavalli grigi, i fulmini oppure le rane, è destinato a raccontare e recitare in pubblico il proprio sogno, che solitamente contiene elementi bizzarri e imbarazzanti, e da quel momento in poi diventerà un Heyoka. La figura delle Heyoka, o contrario, è una tra le più curiose e affascinanti del folklore di questo popolo. Per descriverlo faremo ricorso alle parole di Archie Firelame Deer, figlio del John citato prima, anch'egli uomo sacro e carismatico. Un Heyoka è un folle sacro, un buffone il cui compito è far ridere la gente. La vita comporta molti pianti e molta tristezza, soprattutto per un indiano. Così i Wakinian inviano un sogno a un uomo, in modo che tra le lacrime possa nascere una risata. Per conoscere meglio la figura dello Heyoka e il mondo dei miti nativi e della loro spiritualità legata agli uccelli del tuono e non solo, ho chiesto l'aiuto di Marco Maculotti di Axis Mundi. Quindi restate in ascolto fino alla fine del video per vedere anche il suo interessantissimo intervento. Ma torniamo agli uccelli del tuono. La loro leggenda ebbe un forte impatto anche nell'immaginario collettivo degli americani bianchi. Il nome Thunderbird, ad esempio, è stato usato come sinonimo di potenza e di rombo per denominare più di un modello di veicolo a motore. Basti pensare allo Ford Thunderbird, la celebre auto che usava anche Fred Buscaglione in una estrosa versione rosa confetto, o alla moto Triumph Thunderbird. Come in molti altri casi, però, la cultura dei bianchi ha travisato la complessità spirituale del sistema di pensiero nativo, limitando a coglierne gli aspetti più appariscenti e classificando il resto come mere leggende e superstizioni, perdendo così la complessità spirituale e simbolica di queste narrazioni, che rappresentano in realtà un modo di interpretare il mondo e di vivere in armonia con esso. Tra alcuni studiosi,
è invalsa l'ipotesi che le leggende sugli esseri tonanti siano delle reminiscenze di atavici incontri tra i nativi, giunti sul continente americano attraverso lo stretto di Bering verso la fine del Pleistocene, e i Teratornis merniami, antenati degli attuali condor con oltre 3 metri e mezzo di apertura alare e 15 kg di peso. Un incontro tra i primi nativi e questi animali sarebbe stato senz'altro possibile, anche considerando che, allo stato attuale, la teoria della migrazione attraverso lo stretto di Bering, da lungo tempo accettata universalmente, sta subendo dure critiche. A quanto pare, infatti, il passaggio di quelli che oggi definiamo indiani, dal continente eurasiatico a quello americano, non sarebbe potuto avvenire 13.000 anni fa, in quanto la Beringia, la stretta lingua di terra che collegava i due continenti, era a quell'epoca completamente deserta di vita biologica, cosa che avrebbe reso impossibile una migrazione. Le nuove teorie, invece, sembrano retrodatare l'arrivo dei nativi sul continente americano, ipotizzando una migrazione dalle coste del Pacifico avvenuta 15.000 anni fa a bordo di imbarcazioni, o addirittura ancora prima, stando ai più recenti studi condotti sul sito di Bluefish Caves, che retrodatano la prima presenza umana in America a 24.000 anni fa. Senza parlare delle ancora controverse scoperte di Tom Demeret, che in un articolo apparso su Nature nel 2017 ha affermato di aver trovato un sito nella California del Sud vecchio di 130.000 anni. Senza voler prendere posizione su questioni così complesse, è interessante rilevare che siamo agli albori di un nuovo paradigma scientifico, un'ipotesi che è vista con simpatia dai nativi in quanto proverebbe la loro appartenenza al territorio da tempi ancora più remoti. Se l'ipotesi di un incontro tra i nativi e i giganteschi condor preistorici ha comunque una qualche plausibilità storica, l'identificazione tra uccelli del tuono e pterodattili ne è del tutto priva, in quanto questi rettili volanti risalgono al periodo giurassico, circa 15 milioni di anni fa, e all'epoca non c'erano uomini a poterli incontrare, in quanto i primi ominidi fecero la loro comparsa soltanto intorno ai 2 milioni e mezzo di anni fa. Ciò nonostante, nelle cronache del West troviamo diversi racconti di incontri con gli uccelli del tuono e in molti casi essi sono descritti come molto simili a pterodattili. Il Tombstone Epitaph, la gazzetta di una città dell'Arizona che è familiare a qualsiasi appassionato di film western, il 26 aprile del 1890 riportava questo incredibile titolo: Ritrovamento nel deserto, strano mostro alato scoperto e ucciso nel deserto di Huachuca. L'articolo riportava questa vicenda. Un mostro alato, simile a un gigantesco alligatore con una coda estremamente allungata e un immenso paio d'ali, è stato ritrovato nel deserto tra i monti Whetstone e i monti Huachuca la scorsa domenica da due rancheros. I due uomini, che erano a cavallo e armati di fucili Winchester, riuscirono ad avvicinarsi abbastanza ad aprire il fuoco con i loro fucili e riuscire a ferirlo. Scoprirono che la creatura era morta e che era lunga circa 28 metri col diametro più grande di circa 1.27 metri. Il mostro aveva soltanto due zampe con una testa lunga circa 2 metri e mezzo con le mascelle guarnite da una fitta chiostra di denti robusti affilati. Alla fine riuscirono a raddrizzare un'ala a sufficienza per ottenere la misura di quasi 24 metri, quindi un'apertura alare di circa 50 metri complessivi. Le ali erano composte di una spessa membrana semitrasparente ed erano prive di penne o peli, come il resto del corpo. La pelle della creatura sarà mandata all'est per essere esaminata dagli eminenti scienziati del giorno d'oggi. Che animale incontrarono i due uomini? Si trattava davvero del mitico uccello del tuono? Oppure di uno pterodattilo sopravvissuto alle glaciazioni e tornato a solcare i cieli dopo millenni? In verità, l'ipotesi più probabile è che si trattasse di una bufala. Come spesso accade nelle cronache del West, si tratti del ritrovamento di scheletri di giganti, di astronave aliene o di altri mostri favolosi, a notizie sensazionali di questo tipo segue un rigoroso silenzio stampa, fino a quando il fatto non viene archiviato e dimenticato. Non sappiamo se la carcassa di questo volatile sesquipedale sia stata portata alla vicina università di Tucson, né se gli eminenti scienziati dell'epoca abbiano poi potuto formulare le loro ipotesi su un ritrovamento così inconsueto. Quello di Tombstone non fu certo l'unico avvistamento di questo tipo. Di tanto in tanto gli uccelli del tuono facevano capolino sui giornali dell'epoca. Nel 1882 il Gridley Herald, un giornale della California, racconta lo strano incontro avvenuto a due uomini, Joseph Howard e Thomas Campbell, mentre stavano tagliando legna nei pressi della città di Arlington. All'improvviso, i due notarono qualcosa che sfrecciava nel cielo, sopra le cime degli alberi. Sembrava un coccodrillo, ma aveva 3 paia di ali e ben 12 zampe. I due ipotizzarono un'apertura alare di circa 12 metri e una lunghezza di circa 5,5 metri. L'ardimentoso Howard ebbe il tempo di imbracciare il fucile e di sparare qualche colpo, e dichiarò al cronista: «Emise un verso che era un incrocio tra il muggito di un vitello e il ruggito di un orso, ma non diede segno di essere infastidito o ferito».
Di fatto, quando i colpi andavano a segno, sentivamo le pallottole tintinnare come se avessero colpito un foglio di lamiera. Il cronista, evidentemente perplesso per l'inconsueto racconto, giunse a questa conclusione. È la prima volta che sentiamo parlare di una creatura del genere, ma i nostri informatori sono uomini affidabili e di conseguenza non possiamo mettere in dubbio le loro affermazioni. Le fonti non riportano purtroppo la quantità di whisky ingollata dai testimoni prima di un così memorabile incontro. Gli articoli menzionati non recano fotografie, ma con il passare del tempo e il progredire delle tecniche di fotoritocco, le narrazioni di questo tipo vennero corredate anche da fotografie suggestive, per quanto inequivocabilmente false. Un diretto concorrente degli uccelli del tuono fu il mostro di Elizabeth Lake, in California. Il lago in questione si trova nei pressi di Palmdale e secondo le leggende locali sarebbe stato costruito dal diavolo in persona, che avrebbe collocato proprio lì un collegamento sotterraneo con il regno dell'oltretomba e vi avrebbe messo a guardia una creatura orribile. Il mostro in questione è una creatura acquatica che è al contempo capace di volare, dotata di ali di pipistrello e di un collo da giraffa, con la testa di un mastino, 6 zampe e una lunghezza di almeno 15 metri, circondata da un olezzo disgustoso e nauseabondo. Secondo i racconti locali, tutti i coloni spagnoli che dal 1830 in poi si insediarono sulle fertili terre che circondano il lago Elizabeth furono presto o tardi costretti ad abbandonarle, terrorizzati dalla scomparsa dei capi di bestiame e da inquietanti ombre alate che nottetempo sorvolavano le loro abitazioni mettendo in fuga i braccianti. Le fonti discordano su chi ebbe infine il coraggio di affrontare il drago. C'è chi dice che sia stato un tale Miguel Leonis, un coraggioso immigrato basco deciso a difendere la propria terra a tutti i costi, e c'è chi sostiene che invece sia stato un certo Don Felipe Rivera che voleva catturare la creatura per venderla a un circo. Si dice che Rivera abbia sparato al mostro con la sua Colt 44 e che le pallottole rimbalzassero contro la pelle coriacea dell'animale. Lo stesso Felipe raccontò che una volta che la creatura se n'era andata, andò a cercare le pallottole e le trovò appiattite come dei piccoli pancake. Quel che è certo è che dal 1890 in poi nessuno ha più visto il mostro di Elizabeth Lake. Basandosi sulla coincidenza temporale, alcuni sostengono addirittura che il drago, messo in fuga, si sia diretto verso l'Arizona e che il mostro alato catturato a Tombstone fosse in realtà lo stesso di Elizabeth Lake. Ma sono semplici congetture che lasciano il tempo che trovano. I cieli del West, sebbene gli aerei fossero ancora di là da venire, sembravano essere piuttosto frequentati. Le storie di questo tipo, per quanto evidentemente inventate e non supportate da solide prove documentali, rimangono tuttavia testimonianze di un'epoca e conservano ancora oggi il loro fascino. La prossima volta che scrutate il cielo, fate bene attenzione. Con la coda dell'occhio potreste scorgere l'ombra alata di un uccello del tuono. E adesso cedo la parola a Marco Maculotti per un approfondimento sulla spiritualità nativa, sugli Eyoka e sulla figura dei mitici uccelli del tuono. Nel suo libro I misteri del Far West, l'autore Gianmario Mollar tratta tra gli altri argomenti quello dei cosiddetti uccelli del tuono, entità mitiche della tradizione nordamericana, soprattutto delle pianure, come quella dei Sioux, Lakota, oppure quella più settentrionale dei grandi laghi canadesi, per quanto riguarda le popolazioni Cree e Ojibwa. L'autore mette in relazione queste entità mitiche con rettili antidiluviani del tipo dei dinosauri o soprattutto degli pterodattili. Infatti noi sappiamo che esistono alcune foto, che alcuni considerano dei falsi, di pterodattili catturati durante la guerra civile americana. L'autore ovviamente in buona fede collega tra i vari argomenti riguardanti gli uccelli del tuono anche queste fotografie. Il discorso invece che noi andiamo a fare oggi sarà incentrato sulla tradizione mitica, spirituale di queste popolazioni amerindie e dunque cercheremo di mostrare come gli uccelli del tuono in queste tradizioni sono innanzitutto e direi anche solo delle entità spirituali, quindi che non possono essere viste come entità fisiche vere e proprie che vissero in un passato remoto, nella preistoria. Porteremo a corredo di questa nostra breve discussione alcune testimonianze raccolte dagli antropologi e dagli etnologi tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento, che ha collazionato Enrico Comba nel suo almanacco Riti e misteri degli indiani d'America.
Innanzitutto dobbiamo definire che tipi di entità spirituali sono i cosiddetti uccelli del tuono, la cui traduzione inglese è appunto Thunderbirds, ma il cui nome ufficiale, diciamo così, della tradizione Sioux è Wakinian, ovviamente connessi a Wankatanka, che è il grande spirito universale. Innanzitutto bisogna mettere in rilievo come queste entità appartengano in una divisione sciamanica del mondo sottile al mondo superiore, al mondo quindi aereo, al mondo dell'aria, del cielo. Sono dunque spiriti cosmici e d'altronde è risaputo che secondo la tradizione dei Sioux queste entità spirituali vivano, dimorino sul picco di una montagna sacra, a cui si può accedere da quattro sentieri, uno per ogni direzione, nord, sud, ovest e est. In ciò noi vediamo innanzitutto un parallelismo con la tradizione del Monte Meru induista, questa montagna sacra appunto che combacia con l'asse del mondo, presso cui lo sciamano, appunto iniziato da queste entità spirituali, giunge per apprendere queste conoscenze sacre. Questi uccelli del tuono vengono connessi dunque, come abbiamo già detto, all'elemento superiore, all'elemento dell'aria, ma anche a quello del fuoco, in quanto ovviamente sono strettamente connessi al tuono e al fulmine. E tuttavia proprio questa connessione con il tuono e il fulmine li lega anche all'elemento acquatico, in quanto si pensa che possano portare le piogge laddove necessario. È particolarmente interessante però un mito della tradizione Sioux che riguarda la prima era del mondo, delle quattro riconosciute da questa tribù di nativi americani. Si pensa infatti che anticamente l'umanità primordiale rischiò l'estinzione a causa di alcune entità del mondo sotterraneo, del mondo acquatico. Questi serpenti acquatici, appunto, denominati Unketi. Il grande mostro dell'acqua, simile al Leviatano della tradizione vetero-testamentaria. Questo Unktei, grande mostro dell'acqua, in realtà diede vita a una serie di centinaia di mostri acquatici più piccoli, e questi mostri acquatici causarono un diluvio che invase tutta la regione in cui i Sioux dimoravano, di modo che gli unici che sopravvissero a questo diluvio furono coloro che si rifugiarono sui picchi delle montagne. Fu qui che trovarono l'aiuto degli uccelli del tuono, che vedendo la situazione dall'alto dei cieli decisero di intervenire per annientare queste entità del mondo acquatico, queste entità malevole. Di conseguenza, così viene riportato dalla testimonianza, gli uccelli del tuono lanciarono tutte le loro saette allo stesso istante. Le foreste presero fuoco e fiamme e distrussero ogni cosa eccetto la cima della roccia sulla quale gli esseri umani si erano rifugiati. Le acque bollirono e quindi si asciugarono. La terra divenne incandescente e gli Unktei, grandi e piccoli, bruciarono interamente e morirono, lasciando soltanto le loro ossa secche sulle Badlands, dove si mutarono in roccia. Vediamo dunque che la tradizione dei Sioux collega non gli uccelli del tuono ai grandi rettili antidiluviani, ma invece i loro avversari, quelli appunto, quei serpenti acquatici che appartenevano al mondo sotterraneo, al mondo acquatico. Cos'altro bisogna dire degli uccelli del tuono? Innanzitutto, come abbiamo già detto, sono strettamente connessi alle quattro direzioni, e soprattutto a quella dell'ovest, che ovviamente in tutte le tradizioni è quella direzione che viene legata agli spiriti dell'altro mondo, oltre che agli spiriti disincarnati, come gli spiriti dei defunti. È interessante vedere come questi uccelli del tuono appaiono in delle visioni sacre, ma come possiamo fare questo parallelismo con gli angeli dell'Antico Testamento, all'uomo non sia sopportabile la loro visione integrale. Che sarebbe assolutamente scioccante, assolutamente spaventosa. E di conseguenza, vediamo come le testimonianze degli uccelli del tuono
Affermano che essi appaiono di sfuggita nei sogni, ma appaiono soltanto una parte di essi. Nessuno infatti vede mai tutto l'uccello del tuono, nemmeno in una visione. Sicché il modo in cui noi ci raffiguriamo l'uccello del tuono deriva da frammenti di molti sogni e visioni riunite insieme. E più avanti si dice che gli uccelli del tuono non hanno corpo né membra, né mani o piedi, ma hanno enormi artigli. Non hanno bocche, ma grossi denti aguzzi. Non hanno occhi, ma saette lampeggianti, lanciate in qualche modo fuori dagli occhi che non ci sono. Dunque vediamo che già la descrizione che viene fatta da quegli sciamani, in questo caso lo sciamano si chiama John Cervo Zoppo ed è uno sciamano Sioux, dicevamo queste visioni sono sempre parziali, all'essere umano non può apparire per intero l'uccello del tuono perché questo lo porterebbe alla pazzia immediata. È anche curioso vedere come nella tradizione dei Sioux, dei Dakota, queste entità si pensa che inizino quel tipo particolare di medicine man o di sciamano che è denominato Eyoka, cioè il contrario, il buffone cerimoniale, una sorta di sciamano buffonesco che noi possiamo mettere in correlazione con il giullare dell'Europa medievale. E quindi con tutte quelle feste dei folli che anche nell'Europa medievale, appunto, vengono riportate dalle cronache storiche, o forse ancora prima ai Saturnali, in cui la persona umana che veste i panni, diciamo così, del dio Saturno, viene considerato un re del disordine. Allo stesso modo, gli Eyoka fanno tutto il contrario di quanto ci si aspetterebbe, come dei buffoni cerimoniali, per esempio, piangono quando c'è il sole o ridono quando c'è la pioggia. Si pensa infatti che gli uccelli del tuono diano questo potere in quanto essi stessi in qualche modo si muovono in senso opposto alla creazione. Infatti, nella tradizione dei Sioux si dice che tutta la creazione si muove in quello che i bianchi chiamano senso orario. E solo gli uccelli del tuono si muovono invece in senso antiorario, come se appunto questa loro caratteristica poi sia appunto strettamente da collegare a quella, al modo in cui si comportano gli Eyoka, cioè i buffoni cerimoniali che vengono iniziati dagli uccelli del tuono. È soprattutto importante sottolineare come il neofita che riceve la visione degli uccelli del tuono in sogno si sente al tempo stesso insignito di un potere ovviamente che gli dà grande importanza all'interno della comunità, però al tempo stesso si sente anche umiliato per essere stato scelto per fare appunto questo, per avere questo ruolo di contrario nella tribù. Da qui allora tutta una cerimonia di accettazione di questi poteri degli uccelli del tuono che i Sioux portavano avanti. E che comprendevano tra le altre cose la bollitura di un cane in una pentola di acqua bollente, in cui poi gli sciamani e gli Eyoka precedentemente iniziati ponevano dentro le mani nell'acqua bollente e riuscivano a tirar fuori questi pezzi di cane bollito senza appunto farsi male. In ciò noi vediamo una corrispondenza con quello che Mircea Eliade nel suo saggio sullo sciamanismo e le tecniche dell'estasi definisce il dominio sul fuoco, il potere sul fuoco. Che è appunto una caratteristica tipica degli sciamani in tutte le aree geografiche del mondo. Un'altra testimonianza che noi vogliamo citare sugli uccelli del tuono è quella raccolta dall'antropologo Ruth Landis e riguarda una donna Cree residente in Ontario, tale Maggie Wilson. La quale venne iniziata dagli uccelli del tuono che in sogno la condussero nella loro montagna sacra. E qui ella vide, innanzitutto disse che era come guardare dall'altra parte di uno spettacolo teatrale, quindi c'è sempre questa impressione che ciò che si verifichi in questo stato visionario sia in qualche modo l'altra parte della realtà, come abbiamo detto, è un mondo alla rovescia, come spesso accade in tutte le tradizioni per quanto riguarda il mondo all'estremo occidente, ma è anche la dimora appunto degli uccelli del tuono. E dice, vidi delle cose che sembravano aurore boreali, che danzavano, erano gli uccelli del tuono.
La cosa più importante, più curiosa di questa visione iniziatica di Maggie Wilson, sta nel fatto che questa donna, oltre agli uccelli del tuono, vide un'entità spirituale femminile, che lei descrive come alata, dotata di ali piumate, e soprattutto come velata. Ora, queste due caratteristiche ci ricordano da molto vicino divinità femminili dell'Oriente, come Ishtar. E poi la stessa Iside egizia. E i tuoni dissero a Maggie Wilson che questa entità spirituale femminile viene giù sulla terra per vedere se gli uccelli del tuono istruiscano correttamente i loro neofiti. Dunque si pone, diciamo così, come una sorta di controllore dell'operato di questi uccelli del tuono. Viene anche paragonata a un angelo, come abbiamo già detto, gli uccelli del tuono sono strettamente paragonabili agli angeli veterotestamentari. Sembrava così splendente, il suo velo oscillava e le sue ali gigantesche di penne bianche brillavano. Si dice anche che gli uccelli del tuono, per non spaventare eccessivamente il neofita, sì, arrivino in forma di uccello del tuono, però poi si trasformino in forma antropomorfa per iniziare appunto i neofiti. E poi quando invece ritornano al loro mondo riprendono la forma di uccello del tuono. Come abbiamo già detto, non si pongono mai integralmente, visualmente al neofita, ma appunto si lasciano vedere solo parzialmente, perché appunto una visione integrale dell'uccello del tuono condurrebbe il neofita meno preparato alla follia. Cos'altro si può dire degli uccelli del tuono? Abbiamo già detto che si pensava che iniziassero i cosiddetti Eyoka, contrari, ma in realtà ci sono varie cerimonie di iniziazione che non riguardano solo questi buffoni cerimoniali, ma anche altre categorie di Medicine Man. E si pensa che le danze degli uccelli del tuono di iniziazione avvengano in primavera e in autunno, in quanto in primavera gli uccelli del tuono ritornano nel nostro mondo e in autunno se ne vanno. Qui noi possiamo vedere forse una corrispondenza con la tradizione celtica, secondo cui il 1 maggio e il 31 ottobre sono le due date principali per quanto riguarda l'apertura di determinati portali del mondo sottile, del mondo invisibile rispetto al nostro mondo appunto fisico, quotidiano. Gli uccelli del tuono, oltre a iniziare i contrari, i buffoni cerimoniali, insegnano anche canti sacri, insegnano danze di guerra e insegnano poi tutti quei poteri sovrannaturali di cui il buffone cerimoniale Yoka o anche il Medicine Man di qualunque tipo poi farà uso appunto grazie a questa elezione da parte degli uccelli del tuono. Concludere questo nostro breve approfondimento sugli uccelli del tuono, bisogna anche dire che le visioni che ci sono giunte, sono in alcuni casi molto visuali. Per esempio, un'altra visione, di un altro sciamano, tale Black Elk, cioè, Alce Nera, ci mostra questi uccelli del tuono che giungono nel nostro mondo sotto forma di cavalieri, 9 provenienti dal nord su cavalli bianchi, 9 provenienti dall'Occidente su cavalli colorati di diverso colore. E questo loro arrivo nel nostro mondo viene annunciato da un rombo tremendo, come se fosse quasi un gruppo di aerei, uno stormo di aerei che con il proprio rombo appunto spaventano il neofita e lo preparano all'incontro appunto con queste entità sovrannaturali. Infine c'è da dire, prima di concludere questo nostro breve intervento, come quando noi parliamo di stato di sogno in cui il neofita accede a questo mondo sottile, all'incontro con gli uccelli del tuono, noi dobbiamo pensare non al semplice sogno come abbiamo in mente noi occidentali, in quanto lo stato onirico, lo stato di sogno, secondo i nativi americani, è strettamente in correlazione con la cosiddetta ricerca della visione. E di conseguenza non appare come un sogno vero e proprio per come lo potremmo intendere noi, ma quanto più come una visione che riguarda un altro mondo che tuttavia non è meno reale del nostro, diciamo. Le esperienze appunto vissute dal neofita in questo altro mondo
come abbiamo già detto brevemente, non vengono viste come irreali, come appunto oniriche, ma vengono viste come assolutamente reali, assolutamente reali assolutamente quanto quelle che noi viviamo nel mondo quotidiano, nel tempo profano, per così dire. Tuttavia, questo altro mondo a cui appunto gli uccelli del tuono conducono il neofita è sempre, come nelle altre tradizioni sciamaniche, è sempre connesso a una capacità del singolo, del neofita e del medicine man di mettersi in correlazione con questi mondi più sottili e di conseguenza questi stati visionari nella maggior parte dei casi vengono cercati con pratiche come il digiuno, o come la fuga per un certo periodo di tempo nel deserto, lontano dal resto della comunità. E tuttavia ci sono dei casi in cui effettivamente, soprattutto all'inizio, questi uccelli del tuono appaiono durante i sogni veri e propri, e allora in questo modo il neofita capisce che per rimettersi in contatto con queste potenze spirituali deve allora cercare la visione, deve provvedere a questa ricerca della visione, e da cui appunto tutte le pratiche sacre di digiuno e di fuga dalla comunità in luoghi desertici e via dicendo. Anche questo viaggio nei misteri del West è finito. Ringrazio come sempre lo scrittore Gianmario Mollar, autore del libro I misteri del Far West, da cui ho tratto il testo, e il portale farwest.it, da cui ho preso alcune delle immagini usate per il video. Un ringraziamento speciale va a Marco Maculotti di Axis Mundi per il suo approfondimento e la sua disponibilità per questa collaborazione. Troverete tutti i link al portale e al canale YouTube di Axis Mundi in descrizione, così come i link per trovare il libro I misteri del Far West. Io sono il fantasma del web e se questo video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per sapere sempre quando ne arriverà un altro. A presto!